ragazzi, ragazzi, benvenuti in questo, oh mio Dio, è bellissimo, in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui allo Zero Gravity in compagnia di Sergio, in compagnia di Alessandro, in compagnia di Simone, in compagnia di Noemi. Vabbè, ci stanno un sacco di persone. Come sapete già, lo Zero Gravity si trova a Milano, quindi se volete venire a visitare questo fantastico posto pieno di trampoline e divertimento, venite pure. Poi siamo qui per fare diverse attività, quindi vedrete alcune gare, giochi, salti. Sergio che cazzo ho ripreso. Qui ne vedete di tutti i colori. Mi raccomando, per un nuovo video aggiungiamo almeno 20.000 like e buona. Noi ci becchiamo quando cominciano le sfide. Boh, vediamo un pochino voi. Raga, è bellissimo. Guarda, questi cubetti qui, tipo di... Che materiale è? Gomma piuma. Bellissimo. Vai. Un boss. Tutto matto. Oh no no no. Dove mi è andata? Cioè, ciao. È già... Sergio, che adesso pure lui farà una bella giravolta indietro con salto mortale triplo. Quattro, scusa. E ho paurissima perché... Io ho paura. Cioè... No. Ragazzi, è altissimo. Voglio fare quello prima. No, ma fa quello, per favore. Prepara un attimo mentalmente perché è tipo altissimo. Dai, io quello altro. Poi c'è l'idiota che blocca. Ma guarda, mi fa malissimo, eh. Ti fa male. Ma certo, mi si è storto proprio. Bacio, fra. Fai cagare. Ma io schifo, te lo giuro. Ma fra, fai sta ripresa. Fare meglio di me. È molto faccio una capriola. Cadetta. Vai. Ho avuto una sensazione orribile. Volevo lanciarmi. Oh, ammazza, hai fatto bene sta capriola. Fare il peggio salto. Brava Silvia. Ti prego, fammi un autografo. Miglior atleta del mondo. Raga, sto morendo, cioè. Dai! Sto qui che sto cercando di fare qualcosa, però si è appena schiantato. Quella è la mia dignità, che ogni volta si schianta quando esce un nuovo video. Le differenze, le differenze. Vai, le differenze, new video, new format. Grande, vai, sei pure te. Vai, vai. Yuppi. È ancora vivo. Vedete che se per una notte non avete sonno, volete stancarvi e fare un po' di palestra, venite qua. No. Sergio ogni volta piange che è lui quello bullizzato. Ma bullizzano sempre e solo me. Se andate a vedere sul mio profilo Instagram, Sivisho Official. Praticamente ogni volta che esco con Sergio, che questo essere qui che mi bullizza ogni volta, non è possibile, io non lo reggo più. Quindi adesso scrivo tutti quanti qui sotto nei commenti hashtag pray for Sivi. Odiatela. E chi è? Stupida. Trombola. Trombola. Collatto. Sta. Di Marco. Del Parchio. Ottimo. Siamo qui alla prova estrema. Prova estrema. Prova estrema. Due telecamere. Aspetta. Qual è la? Lo scopo è il primo che cade perde. Il primo di una lunga serie. Ah, vince. Pallato. Secondo. Leggio. Quattro. Perché lo stai pensando qui? Ragazzi, si è disallenato.
Guarda Mike, sta calcola sarà vinta. Ho vinto, ho fatto due punti. Ha perso Silvia, ci dobbiamo andare però. Grazie. Prego. Perfetto, io direi che la sfida è vintissima. Sergio è una pippa, ha fermato, non siamo capaci a fare nulla. Qua sono un sacco di ragazzi. Guarda, non ci andremo mai. Bella, sì, bella, bella. Alessandro, ti sei perso la sfida tra me e Sergio. Ho vinto io tanto. Sì. Sei perso a più scendere. Ciao. Perfetto. Ciao, ci andremo più. 28 minuti di registrazione, 28 minuti di rec. La telecamera è slercia e non sei riuscita a fare un outro. Un outro? Ho concluso così il video. Mi sono messa a fare le foto con i ragazzi che me la stavano chiedendo e basta. Poi è finito, non ho più fatto più niente. Ma guardate, sto schermo è slercio, fa proprio sbarattare più di me. No, non è vero, io sono fantastica. Ok, forse adesso sono pelata. Le mie sopracciglia sono finalmente tornate normali. Ho un piercing e non lo sapevo. Però del resto, come cazzarola l'hai fatto a fare un video di 30 minuti e non fare una cazzarola di outro? Sono le 4 di notte, sto bevendo del tè inutile che non è uno sponsor, magari, guarda, me ne bevo 50 al giorno di sti cosi. Ho sonno, domani ho da fare, mi è crashato il programma di editing due volte, ho freddo anche se ho 43 felpe. Gesù è qui con me e ahimè solo lui sa quanti ne sto tirando, perché non è possibile che due volte mi è crashato il programma, ho dovuto rieditare tutto il video, tutti i 28 minuti due volte. Ho fatto questo video tipo 4 volte perché continua a darmi errore della scheda di memoria, quindi spero che almeno questa sia a volta buona. La telecamera è sporca. Voi non sapete minimamente cosa è successo dopo. Semplicemente, ragazzi, mi sono messa a fare le foto con i ragazzini che erano lì alla festa, che erano tutti contenti di vedermi. Meno male, non mi hanno menata stavolta. Dopodiché siamo andati in hotel, era tardissimo. Siamo andati in hotel, no, in hotel. Che cazzo era la stessa in appartamento, perché noi avevamo preso l'appartamento lì. Abbiamo cucinato, sì. Abbiamo cucinato. Cioè, Alessandro ha cucinato la pasta e faceva veramente sbrattare. Io ho cucinato, cazzo, l'ho cucinato l'insalata, non lo so, non mi ricordo cosa ho cucinato. Ah, sì, le zucchine sulla, vabbè, avete capito? No, sulle zucchine sulla padella. Simone Ludovico è stato tutto il tempo lì a sfottermi e basta. Sergio, boh, stava facendo il Mozart della situazione. Dopodiché siamo andati a dormire, il giorno dopo siamo andati al Games Week. Abbiamo passato la giornata insieme ad amici di Milano e poi basta. Però una cosa
cosa che io potevo comunque fare, no? Perché era un blog, quindi ho detto: ehi, ciao, vai, senti, adesso ti faccio vedere quello che ho finito di fare durante la mia giornata. So che non interessa niente a nessuno, nemmeno a me che sto facendo questo video, però dai, era un po' un attimo giusto, anche nei confronti un pochino morali. Fino adesso è stata qui a editare il video, no? Tu che dici, si vede, è passato, la prossima volta la facciamo un altro? Grazie. Mi spiace concluderlo così, in condizioni veramente oscene, anche se sono sempre la più fantastica di questo mondo. Comunque niente, qui la vostra schiava di turno voleva concludere questo video in modo decente, però lo farò dicendovi che sono fantastica.